Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di I Am Setsuna. Benvenuti. Episodio numero 7 e siamo davanti alla città. L'attuale signore della cittadella si dice che sia un uomo d'onore, no, un uomo di dovere, ed è molto amato dalla gente. Forse sarà in grado di aiutarci. Ma è sparita. Tenderville è dall'altra parte della foresta di Misley, a nord di qui. I malati e i feriti vengono trattati bene, e coloro che non hanno nessun altro sono accettati con calore. Ma noi, il nostro villaggio è stato attaccato dai mostri. Siamo fuggiti solo con gli abiti addosso, così abbiamo... Ah, si tratta solo di quello? Allora non c'è bisogno di preoccuparsi dei soldi. Lord Avalo, cosa? Oh, ma che grande uomo è sua signoria. Sarai in grado di farmi dei nuovi amici? Sì, sono sicuro che ti farai un sacco di amici. Va bene, viva sua signoria! Quest'uomo vi farà fare il giro del villaggio. Grazie, grazie per di tutto. Troppa allegria, deve succedere qualcosa. Le attaccheranno sorprese e moriranno tutti. Mi mostra il villaggio, vi sta portando fuori gli ammazzi. No, il villaggio nord. Volete andare anche voi a Tenderville, vero? Tenderville? No? Allora, che cosa vi porta Floneia? Se volete avere il permesso di entrare nella cittadella, prima dovete dirci la vostra identità. You're here with the sacrifice, show us the sacrificio. Il sacrificio? Il mio nome è Setsuna. Sto viaggiando fino alle terre dimenticate, terre lontane, per offrirmi il sacrificio. Siamo qui sperando che sua signoria ci offra la sua assistenza. Cosa? Avreste dovuto dirlo subito. Spero di non avervi recato nessuna offesa. Entrate, prego. Lord Avalo è nel castello a nord della città. Ok. Vogliate scusare la mia grettitudine, scortesia. Non avevo capito che eravate la festa del sacrificio. Esatto. Il gruppo del sacrificio. Sua signoria Lord Avalo sicuramente offrirà la sua assistenza. Tenderville è stata costruita per volere di sua signoria Lord Avalo. È stata creata per offrire un riparo sicuro per tutte le persone le cui case sono state distrutte dai mostri. I mostri attaccavano anche questa città, come tutte le altre. Ma da quando Lord Avalo ha preso il comando, hanno smesso di attaccarci completamente. Io ho l'impressione che Tenderville... Ma tu dici che è un posto tipo dove c'è il castello del conte, quello di Berserk. E Tenderville... Posticino... Proprio il nome... Tender! La carne morbida di città. Esatto. Oh, ciao, salve. Non vedo viaggiatori da molto tempo. Godetevi il vostro... Soggiorno. Il soggiorno. Questo è il mercante, no? Sì. Apothecary. Questo qua vendeva le medicine. Il cerusico. Il cerusico, esatto. Direi che su quello siamo a posto. Questo chi è? Questo è Alucard. È quello magico. Il consorzio magico. Come che funzionava? Ma ormai per ora le abbiamo tutte. Ok. Le abbiamo prese prima di partire
ed entrare nelle. Guarda Lightning. Round 1. Sali. Guarda quello in bianco. Round 2. 0. Ecco, shock non ce l'abbiamo. Potremmo dargli Sturdy Sheet Metal. Causing physical damage to enemies near the target. Vabbè, una specie di scossa elettrica. Sì. Ma sì. Vai. Vai. Sell required materials. Ah. Non ne abbiamo? E poi sai che non abbiamo. Ne abbiamo dati 7, forse ne servono ancora 2. Il fulmine ce l'abbiamo. Oppure no, torna indietro. Torna indietro. È indietro proprio. Sì, fai sell. Vendili tutto. Questi qua, giusto? I materiali? O... Ah sì, i materiali. Sì. Come si fa? Per tutto c'è una... C'è uno a uno? Sì. Ok. No, tieni uno. Perché quelli verdi cosa sono? Ah, questi... Ah, questi qua ti dicono se ti danno qualcosa, no? Sì. Vabbè, allora cominciamo a vendere questi qua che ci danno roba. Sì. Che ci danno anche soldi, tra l'altro. Sì, non che mi sembra siano utilissimi. In una win-win situation. In questo gioco, però. Quindi ok, abbiamo venuto roba. Punto uscita. Forse sono cibi. No? Non lo so. Magari serviranno per cucinare o fare altro. Ora vai a obtain Spirit Knight. Vediamo se è cambiato qualcosa. Shock. No, sempre 7 ne abbiamo dati. Ah, triangolo per ottenerlo. Ah, ma... Cioè, abbiamo già venduti, adesso sì. Dobbiamo comprare... E due ce ne da uno, cioè due di quelli okay. Ce ne da uno, quindi... Adesso c'è da 5, perfetto. Poi... Questo qua? And Thunder. Aggiungere elemento luce agli attacchi. Figo. Ma può essere utile. Pillare uno. Da Setsuna, ok. Tex, ce l'abbiamo. Gli altri no. Aerial Strike ce l'abbiamo? Sì. Ok. Tutta roba. Va bene. Che ci frega? Sì. Andiamoci. Direi equipaggiamo... Diamo un'occhiata, sì, con gli Spirit Knight. Setsuna. Allora... No, Setsuna. No, volevo vedere cosa hanno... Beh, lui Shock, che gli abbiamo comprato. Vai. Ok. Poi... Wall e Cyclone. Cyclone. Ci rimane fuori... Ora. Ah, vediamo se lo possiamo dare ad altri. È usabile da Anger. Piglialo. Facciamo il posto di boh. Sotto, se scendi sotto support. No. Ok, no, niente. Beh, Shock e Cyclone sono simili. No. Che colpiscono un'area. Vedi, physical damage to all enemies near the target. Near the user. Okay. È più figo Shock, costa un po' di più. E okay. Mettiamo ora. Okay. Poi. Spirit Knight. Lei. Okay. Solo due. Lightning Cure. Ok. E volendo questo è in Thunder. Però ha solo due slot. Sì. Ah no, ah, no. Mettilo. Poi adesso. Charge, Protect. Basta, niente. Un altro. Lui ne ha due e ne ha due. Posso così. Siamo... Ah, il Restrike che di Nether. L'equipaggiamento eravamo a posto, sì, no? Sì. Se non sbaglio. Sì, sì, hanno preso le spadine nuove. Magari andiamo a vedere il negozio più avanti. Dopo. Andiamo avanti. Chef, ah vedi che si può comprare roba più avanti sicuro. His former lordship Lord Dinas was a wonderful man, a truly wonderful man. Il precedente signore della città, Lord Dinas, era un uomo meraviglioso, davvero un uomo meraviglioso. Peccato. E chi abbiamo adesso al suo posto? Pah, quell'idioto. Son of his. Il suo figlio. Sì, come sto entrando tutte. Questo era il negoziante, no? Cazzo, Time Frost.
il mio è Power of Time, che è l'arma definitiva. Minchia. Time Elemental Damage, Sword Attacks. Vabbè, direi che compriamo tutto. Sei d'accordo? Non ci bastano i soldi. E cominciamo a comprare roba. Ah sì, ci bastano, ci bastano. Cominciamo da quelli più utili che le usano di più. Al pelo. Basta. Mille talismani che non compreremo mai. Che si dici? Ed è il mito. No? Vabbè. Vabbè, quando avremo i soldi lo faremo. Tanto non mi sembra che i nemici siano fortissimi in genere. Timefrost Windrider. Di brutto più forte stare. Vabbè, città nuova. Equip nuovi, come sempre. Vendiamo le vecchie? Ma se no. Si può. Io lo tengo sempre per ricordo. Io no. Lo facevo anch'io una volta per avere tutto, ma... Ehi, avete sentito i Tenderville? Gestita da Lord Avalo come rifugio sicuro per i rifugiati degli altri città e dei villaggi. Ah, che uomo meraviglioso è Lord Avalo. È un pezzo di merda. Sicuro. Ce lo stanno ripetendo troppo. Sì. Bello come anche ambientazioni, case, luci, carino. Oggettini così, in effetti. Chrono Trigger al giorno d'oggi. Insegna, esatto. L'unico piccolo difetto è che non capisco mai se c'è qualche cosa da aprire. Però sono le cose brillanti, no? Di solito sì. Un po' alla Resident Evil, per capirci. Bello che hai detto Resident Evil toccando una piantina verde. Salve! Oh, non dovrei parlare con gli sconosciuti. Che entrano in casa mia a caso cercando oggetti, rovistando fra le cose. A me sta roba dei JRPG mi è sempre dato fastidio. In Baldur's Gate, in qualche gioco qualcuno c'era una casa chiusa, c'entravi? Arrivano le guardie, cazzate 98 cazzate, giustissimo. I GDR sono così, bisogna esplorare perché noi siamo gli eroi e sì, dobbiamo trovare le case degli altri. Soprattutto non ho mai vissuto da nessuna parte se non a Floneia. Dubito ci sia un altro villaggio così sicuro in tutto il mondo. Certo, minchia quanto moriranno male questi, mamma mia. No secondo me lui manda i rifugiati a Tenderville dove vengono ammazzati. Ah, o... possibile. Ok, il porto. E i mostri non attaccano qui perché c'hanno i sacrifici di là. Sì, sì, sicuro. Sì. Questo è il papà di... Un uomo di neve. Ora se ne farò uno più piccolo. E sarà la mamma. Oh, che tenda a distruggere. Ci ho provato. Io? Sto giocando con la neve con mia figlia. Non dobbiamo temere gli attacchi dei mostri. E quindi viviamo delle vite pacifiche. E tutto ciò grazie a sua signoria. Che ve lo sta a mettere. Esatto. A nord di Floneia c'è la foresta di Mislake. A quanto pare, le foreste hanno una specie di segreto. Mislake di sicuro è un nome strano. E nessuno le prende, cioè lasciano lì. È chiaro. Beh, sono villager, se non li servono. Sua signoria è... Ah, cos'è la signoria? È all'interno. Questa se guardi è stupidotte. Bella la scultura. Ho servito sotto il precedente signore Lord Dinas per 30 anni. Ai tempi gli attacchi dei mostri erano una cosa quotidiana. E le... Non avevamo mai un momento di riposo. Le guardie non avevano mai un momento di riposo. Bella la statua. Anch'io ne voglio una così a casa. Comoda. La gente che non ha parenti in vita o che hanno perso le loro case. Tenderville è un posto dove la gente che non ha più nulla può trovare pace e sicurezza. Sì, allegria. Tra le fauci dei mostri tutti a bada. Sì. Ma sicuro? Ma guarda, ce l'hanno proprio tirata quando più di 2 o 3 NPC cominciano a dire una roba così. Ecco. No, questo qua è annoiato. Mi chiede dove sia andata mia moglie. Sarà in giro. Certo. In giro. Sì, ti piacerebbe. In giro. Adesso nel diario di lei diceva: ah, pensavo di andare a tendervi la commissione. Questi talismani.
As hard as pure. No, sai che figata. Probabilmente evita. Ah, rende visibili gli HP dei nemici. Vabbè. E al combo power. No, speravo evita fosse tipo il ribbon di Final Fantasy. Ah, sì. Veloce, veloce. Adesso cercano di capire cosa. Non ci interessa, non... andiamo avanti. Ma no, no. Vabbè, poi ci penserò dopo. No, che per ora sono 16 minuti di menù e di aria. Sono GDR, sono così. Ok, ragazzi, chiudiamo qui, ciao. Come se non avessimo mai giocato mezzo. Quante no, centinaia e migliaia di ore della nostra vita. Assolutamente. Buttate sui JRPG. Ma non è proprio il genere più spettacolare in assoluto da mostrare su un canale YouTube. La gente cambierà idea. Se... sicuramente è molto più tranquillo da quando il Lord attuale ha preso il potere. Non posso negarlo, l'atmosfera è molto cambiata. È come se tutti fossero sempre sulle spine. Non è mai stato, non era così quando al comando c'era Lord Dinas. Il figlio inetto incapace che è sceso a compromessi per sì, pur di mantenere comunque sì, la pace nel suo povero villaggio, che sennò sarebbe stato attaccato dai mostri. Una casa esattamente uguale alla precedente. Giusto. Stesso stile. I cresciuti, sì. I torrent. I grandi dicono che dovrei andare a giocare fuori. E chi è che vuole andare fuori con sto freddo, però? Giocare nella neve, no grazie. Cazzo, la prima persona che dice qualcosa sensato. Io qui gli avrei messo una PlayStation o qualcosa, così. Se ci saranno meno 1000 fuori, cioè. Mio fratello non sopporta il freddo. E anch'io andrei a giocare fuori, ma non voglio lasciarlo da solo, che è carino. Un buon libro, una tazza di cioccolata calda e vabangù. Tec. Beh, in inverno figata. Quando riprenderò a leggere. Non dirlo a me. Te lo dirò. Leggere cose fisiche, intendo. Leggere cose che non siano di lavoro. Ho cercato... ah no, cerco... per terra e mare. Cerco per terra e mare gli Spirit Knight. Per ordine di Lord Avalon. Tutte le pietre che abbiamo qui, oggi, sono scavate in tempi antichi. Dobbiamo solo ritrovarle e utilizzarle. Molta gente non lo sa, però. Andiamo a parlare con Lord. Un accompagnamento di piano è molto molto bello, devo dire. Dobbiamo ricordarci di tornare. Contaci. No, la colonna sonora non è male, è un po' ripetitiva, un po' monotona, è sempre così. Piano, neve, freddo, mestizia, tristezza, morte, disperazione, cioè quella. No, vabbè, è... quello non ancora. Tenderville sia un posto meraviglioso, un'idea veramente nobile. Sì, ma ci sei mai stata? Ma non capisco una cosa, però. Com'è che non devono lavorare? Arrivano e muoiono. Quello che faccio qui è... io mi faccio il culo qui tutti i giorni, tutto il giorno, giusto? E non lo so, signora, non lo dica lei. C'è un casino. No, togliti di mezzo, deficiente. Non voleva prendere lei. Un fagiolo di soia nero. E ora direi che possiamo andare dal sovrano. A meno che di qua non ci sia un tesorio o cose strane. Basta con la neve. È carino, dai. Sua maestà nella prossima stanza. Mi ricorda qualcosa? Il castello di Figaro di Final Fantasy. Infatti! Ok, fate il possibile per evitare qualunque scortesia. Tipo faceva molto Figaro, vero? Ecco, cos'era. Torna dietro. Minchia, uguale! Sì, lo ricorda di brutto. Ah, quando ci passi vicino poi si illuminano alcuni. Figo, più... no, non è Figaro. No? Qualche castello di qualche fermento tipo 6. Sì, Figaro. Mm.
Io prima o poi vorrò riprendere il Final 6 sul canale. Buona fortuna. Devo rigiocarlo tutto fino a dove ero arrivato. Sai che anch'io ho avuto questa malsana idea, ma non ho ancora avuto il coraggio. Eccolo qui. Benvenuti. I miei soldati mi hanno spiegato la situazione. Così tu saresti il prossimo sacrificio? Sì, mi chiamo Setson. Mi è giunta voce che la vostra nave è stata affondata. E ho temuto il peggio. Sono sollevato di vedere che stiate bene. Grazie. Non c'è bisogno di ringraziarmi, non fate niente ancora. Oh, oh. In confronto ai mostri, gli umani sono delle creature deboli, quindi necessitano protezione. In quanto sacrificio, devi offrire la tua vita per proteggere la Terra. Come Lord della Cittadella, devo lavorare per proteggere la mia gente. Anche se la differenza di portata può essere grossa, ognuno di noi due, ha un ruolo fondamentale. Sì, è vero. Per fortuna. Abbiamo un airship, un'aeronave ancora funzionante qui. Farò in modo di farvi scortare il più vicino possibile alle terre dimenticate. Anche la shortcut, va come citano. Grazie davvero per la vostra gentilezza. Però... Eccolo qua. Ci sono alcune circostanze che mi impediscono di mandarvi direttamente alla nave. Temo che dovrete aspettare qui per un po'. C'è qualcosa che non va? Akash, il pilota. Non si trova più. E la nave non può volare senza di lui. Sarebbe il nocchiero della nave, ma sì. Per il pilota non so come si dice. È un uomo di abilità, ma è anche un tipo difficile. Mi domando dove si sia nascosto. Ad ogni modo, i miei uomini lo troveranno. Non appena sarà fatto, vi farò preparare la nave per... immediatamente. Post haste. Fino ad allora... Rilassatevi nel villaggio. Sì, ci sono tante cose divertenti da fare. Andiamo a Tenderville. Eh? Andiamo a Tenderville. Sì, chiaro. Parliamo con questo babbo. Ah. Il lord precedente era un idiota e incompetente. Ha fatto molti gravi errori. E chi deve pagare in questa conseguenza? La gente, ovviamente. Psicopatico. Ma se c'ha ragione? Non può aver ragione. È praticamente il cattivo di questa zona. Quindi il pilota non si trova, eh? Spero che nulla di sinistro stia accadendo. Sinistro? È da un po' che abbiamo iniziato il nostro viaggio ormai. In tutto questo tempo i mostri sono sempre aumentati e diventati sempre più feroci. Spero che non dovremo trovare un'alternativa per continuare il viaggio. Mamma mia, sei proprio ottimista, eh? Dovremmo fare tutto ciò che possiamo per fare in modo che ciò non succeda. Cerchiamo Akash. Sì, buona idea. Meglio che aspettare qui. Comunque. Non ho idea di dove possa essere. Dove possiamo cercare un pilota comunque, che non abbiamo neanche incontrato. Ma se possiamo trovare una pista, allora dovrebbe aiutare a velocizzare la partenza. Proviamo a chiedere in giro. Magari qualcuno del villaggio sa dove possa essere. Ok. Sì, hai ragione. Qualcuno potrebbe sapere qualcosa. Ma allora, sono un po' verbosi. Però non è scritto male, sono sincero. Non mi dispiace come è scritto. Boh, non lo so. Non ti convince? No, mi piace la scelta del parlato. È tradotto bene dal giapponese. Sì. Quello intendevo. Beh, chiediamo a tutti. Akash il pilota? Dovresti provare a chiedere a Tendervi. Ok. C'è un signore che lo conosce molto bene e potrebbe sapere dove è Akash. Bene, andiamo a Tenderville. Già risolto. Peccato che saranno tutti morti. Ti immagini? Ma siamo un minimo full?
Sì, ok. Magari va a mezzo morti. E direi salviamo perché salva. Comunque abbiamo fatto un bel pezzettino. Facciamo qui. Fai sul qui. Quello, sì. Ok. Musichette un po' avventurose alla Nino Cuni nella World Map. Oh madonna, che bella. Che roba. A volte mettiamo in pausa sulla World Map solo per sentire. Pazzesco come gioco. E la War Counts in Pen. Sì. L'ho detto in una maniera stupenda, però sì. Sarà questa Tenderville? No. Ti chiamerò Edoardo Pravettoni. Mi ricordo se eravamo già stati qui o meno. No. Ma non lo sanno. Non è nudo. Oh sì. E c'ha il Madonna. L'accappatoio. Oltre ai mostri, anche le distorsioni spaziali, minchia, stanno causando un sacco di problemi alle persone. È una prova, un test per dimostrare la forza dell'umanità. Esatto. O è solo un evento divino, chiamiamolo così. Prego tutti i giorni, prego che i mostri e le distorsioni non siano qui portarci alla distorsione. Minchia, ci hanno spoilerato così una cosa gigantesca che viene nell'universo che ancora non ci avevano detto. Sì, sai, ci sono questi black hole che compaiono. Un uomo nudo. Che figo, però. Che ci parla di buchi neri. Vabbè, ok, bene. Allora, il gioco di riferimento di Inception è Chrono Trigger. No, ok, però speriamo di non dover fare viaggi temporali o stronzate. Quello non genere. Credo. Stronzate. Vabbè. Allora, all'epoca Chrono Trigger non ha niente no, di sbagliato. No, capolavoro, però all'epoca ci stava in quel gioco lì. Lo mettessero qui all'improvviso sarebbe una strozzata. Per me. Dipende. No, a caso no. Vabbè, questi minion, dai, massacriamoli facilmente. Cosa sono? Boh, un coniglietto delle neve. Carini coniglietti delle neve. Abbiamo ottenuto la pelliccia tiepida. Ancora bella caldina del suo sangue. Che schifo. vabbè. Il senso è quello, vedo. Cioè, se massacriamo. No, non sono coniglietti, però si chiamano Muffin. Guardali che carini. Verranno uccisi senza pietà. È tipo mordicchio, cioè mordicchiato come attacco. Che figo, mordicchio. Sì. Devo riguardarmi tutto il futuro. Bello. Anche le orecchiette pelosette che abbiamo staccato dal cadavere del coniglietto. Sempre ingredienti. Più avanti nel gioco sicuramente ci metteremo a cucinare o cose del genere. Che no. No, nel senso, come. È cosa che non faccio mai nei videogiochi. Dipende. Cucinare e pescare. Odio. Ma se è utile, io sì, invece. Se sono minigiochi sensati e o utili. Mamma mia, che ricordi. Sto giocando Fire Breath Emblem, of Fire, Fire Emblem, 3 la pesca, e la pesca. La pesca. Madonna, senti, c'è qualcosa. No, no, abbiamo attacchi normali. Dai, mi velocizza. Vediamo come funziona. Ah, figo. Vabbè, comodo. Siamo fino a più. Che brutto, tra l'altro. Poveri. No, la faccina carina. Sarà adesso bello. Tu dici, mica, continua a chiamare gente. Vabbè, peggio per loro. E castano fuoco? Lindo nella neve. Chi gliel'ha insegnato? Devi attaccare l'altro. Yoshi. No, fai attaccare. Ma muoiono adesso con un colpo. Se erano in due tornavano sempre in tre, almeno così. Ok. Level up. Level up. Le immagini sono stupende. Belle. Il Cecil dei poveri. La nostra Yuna un po' più figa. E Oron. Praticamente. Sì, Yuna e Oron. Più o meno. Apri la scheda un attimo. Sì.
Ma già che il party ne ha solo tre, quindi... Possiamo... Eterna è di decimo, secondo te sta salendo da sola? Sai che non ho idea, facciamo una prova. Allora, dove saranno le stat? No, scusa, ha 238 punti esperienza, vediamo il prossimo combattimento. Esatto, ah già che te ne indica lì, 238. Sì, sì, me lo chiedevo anch'io. Non mi ricordo se ce l'hanno spiegato o meno. E siamo noi che, come al solito, siamo disattenti. Oh, chi è? Pinguini. No. Guardate, il pilota. Un ragazzino. È uguale a Sid, sarà il pilota. Classico occhialino, biondino, ingegnerino. Cosa ci sta facendo un ragazzino di questo, di quel tipo, come lui, da solo in un posto come questo? Minchia, c'è i denti. Eh sì, sono pucciosini ma feroci. Fatto che sono feroci, non forti. Perché fra un po' ne ammazza anche lei, mano nuda. Dici che acqua? Entra nel parco. A 12. Fra un guest. 2.38 va bene, 2.50 adesso. O 2.26 se si va in negativo. Oh, grazie. Ci è mancato poco. Cosa c'è che non va? Sei perso? Perso? No, sono in viaggio. Un viaggio? Dove stai andando? Alle terre perdute. A Piotti, cioè. Ehi, ehi, aspetta. Sai che genere di posto sono le terre perdute esattamente? Non sono un posto per un ragazzino, perché un ragazzino ci vada da solo. E smettila di chiamarmi ragazzino. Il mio nome è... Akir. Lascia. E allora, vengono le parti? No, con l'immaginetta. Quindi ha dignità di essere... Ha dignità di essere. Ed è un'immaginetta stupenda. Che grida Final Fantasy VI da ogni poro. 9, più che, secondo me. Però come stile di disegno, no. Smettila di trattarmi come un ragazzino, va bene? Ho 150 euro. Esatto. Scusa, Akir, anche noi stiamo andando lì. Alle terre perdute. Davvero? Allora vengo con voi. Ehi, aspetta un minuto. Che pensi che sia questo ragazzino? No, cosa pensi che sia questo ragazzino? Un attimo. Almeno dobbiamo portarlo da qualche in un posto sicuro. Sì, portiamolo a... Esatto. Non possiamo lasciarlo qui, giusto? What you want? Grazie. Con quella maschera hai un aspetto spaventoso, ma credo che tu sia una persona per bene. Va bene allora, Kir ci accompagnerà almeno per un po'. Sono fortunato che siate così comprensivi. Rispetto a... Non mica come quel... Paparino... Stick in the mud, con la scopa in culo. Esatto. Figata. Allora, apri un attimo e vediamo. Chi è questo? È un guest. Allora. Eterna 232. Ah, la metà ne guadagna. Ok, vabbè, ci sta. Ah sì, allora è un guest. No, non è Akash. Brillino. Crunchy coriandolo. Ma solo cibo troviamo in giro. Allora, rispetto che in certi giochi trovi i soldi in giro per terra. No. Tu quando vai a Milano non li trovi. La gente che li perde. No. Io continuamente. Vedi che è realistica. Sì, le monete nei conigli. Dove c'è? Nei culo. Allora, massacriamo, direi, prima il coniglietto, che sennò chiama... Sbagliato. Vabbè, pazienza. Massacriamo e basta. Il giapponese è veramente figo. Lo so che a te non piace tantissimo, ma... Ma a me non me ne frega, cioè, finché sono gli emoti in combattimento, non me ne frega. Vabbè, più figo.
No, nel no, cutscene cambia. Così preferisco l'inglese in gruppo. E quanta roba. A smembrare povere bestiole innocenti. Un altro talismano. Tra l'altro, che bella l'acqua, cacchio. Insomma. Vabbè, dai, figa. Bello effetto. Tu sei abituato a fare robe 10K, allora. Ma no, però. Si vede lontano un miglio che è un escamotage. Fatto bene. Grande. Grande Oron, questi attacchi fighissimi. Sai che se avessimo tanto tempo a dedicare al canale, mica, cioè diversamente dalla realtà, ti proporrei una cosa più avanti. Cioè? Cosa hai in mente? No, niente, non te lo propongo veramente perché... Ah, potresti, adesso così perché potresti, ritrai, no? Perché potresti anche accettare. Sei chiuso. Cioè? Trai la sommana. Figata. Il remake. Sì, io accetterei subito, sì. Mi conosci. Due volte lo stesso gioco sul canale anche... E ma fra diverso, no, è identico. A parte che è uscita la collection umana con tutti e tre. Ok. No, e poi esce Trials of Mana da solo rifatto poligonale. Vabbè, quello. Non lo so. Beh, io ci sarei. Non so quanto sarebbe interessante se è veramente identico. La collection mi sembra già più carina. E giocarci gli altri due? Sì. Almeno sono diversi. No, anche perché il primo è la versione Game Boy. Figo. No. Cioè, figo da solo, non si può giocare in due. Mm. Allora meglio... Poi a me non era mai piaciuto tantissimo. Ok, questo è backtracking per tornare all'inizio. Gli preferivo Sword of Mana su Game Boy Advance. Che non è un gioco perfetto, però è carino. Quante bestioline! San Francesco non approverebbe. E dov'è San Francesco adesso? Che c'è bisogno di lui. Esatto, perché non è lì a proteggerle. E a farci guadagnare XP, anche lui. Vabbè, senti. Ma poi. Spoltisco le fila. È fatto esplodere il capito. Ammazzate. Beh, le armi nuove devo dire che si nota. Beh, non lo so. No? Sono un must, nel senso, quando arrivi in sta zona per non togliere veramente poco. Secondo me bisogna prendere poco. Vabbè, allora, vediamo, soldi per fermati un attimo. Quanto tempo siamo? 38 minuti. Allora, ragazzi. Sicuro. Sì. Fai su. No, l'altro. No, uno. Questo. L'uno? Va bene. No, l'uno. Quello di prima è l'uno? No. Sì, quello di prima. Sì, sono sicuro di aver salvato prima. Ok. Perché se questo episodio dovesse non venire registrato, possiamo rigiocarlo certo. Caricando il 2. Allora, 40 minuti di episodio. Rimaniamo così. Ci interrompiamo. E la prossima volta andiamo nel villaggio Mattanza. Yeah. Magari stiamo sbagliando. No, no, ci sarà un conte stile Berserk cattivissimo che mangia le bambini. Sì, sì. Sono sicuro, sarà una cosa violentissima. Smaltiscono esseri umani? Sì, sì. Nuove reclute? Di qua, prego. C'è spazio per tutti, non affrettatevi. Non sì, lo sì. So. Solent System, mi sembra un Xenogears. Mi sembra un po' troppo telefonato. Cattivo. Telefonato? No, qualcosa di losco c'è. Un po' troppo cattiva come cosa. Non mi sembra che il gioco così, che abbia ancora toccato queste vette di... Però potrebbe sorprenderci, oltre alla mestizia infinita, anche un gore non indifferente. Non lo so. Ma lo vediamo nell'ottavo episodio. Alla prossima. Ciao.